Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 27, 12 ottobre 1929. Onde continuavo a seguire gli atti della Divina Volontà, e giunta al punto quando chiamò dal nulla la Sovrana Regina, mi sono fermata a comprenderla, tutta bella, maestosa. I suoi diritti di regina si stendevano dovunque, cielo e terra, piegavano le ginocchia per riconoscerla imperatrice di tutti e di tutto. Ed io dal fondo del mio cuore veneravo e amavo la sovrana signora. E da piccina che sono, volevo fare un salto
sulle sue ginocchia materne per dirle: Mamma Santa, tutta bella tu sei, e tale sei perché vivesti di volontà divina. Deh, tu che la possiedi, pregala che scenda sulla terra e venga a regnare in mezzo ai figli tuoi. Ma mentre ciò facevo, il mio adorato Gesù ha soggiunto: Figlia mia, anche se la mia madre non fosse stata madre mia, solo perché fece perfettamente la divina volontà e non conobbe altra vita e visse nella pienezza di essa, in virtù del vivere nel mio fiat, avrebbe posseduto tutte le prerogative divine. Sarebbe stata regina lo stesso, la più bella di tutte le creature. Perché dove regna il mio fiat divino, vuole dare tutto, non risparmia nulla. Anzi, l'ama tanto che facendo uso dei suoi stratagemmi amorosi, si nasconde, si impiccolisce nella creatura, amando farsi preda di lei. Difatti, non fece preda la sovrana del cielo del mio volere divino, tanto che giunse a concepirmi e nascondersi, tanto che giunse a concepirmi e a nascondermi nel suo seno. Oh, se tutti conoscessero che sa fare e che può fare il mio volere divino, farebbero tutti i sacrifici per vivere solo di mia volontà. Volume 28, 15 agosto 1930. Stavo pensando alla mia mamma celeste. Nell'atto quando fu assunta in cielo e offrivo i miei piccoli atti fatti nel fiat divino per darle i miei omaggi, le mie lodi a suo onore e gloria. Ma mentre ciò facevo, il mio dolce Gesù mi ha detto: Figlia mia, la gloria, la grandezza della mia mamma celeste nella patria nostra è insuperabile. Ma vuoi sapere perché? La sua vita in terra fu fatta nel nostro sole divino. Non uscì mai da dentro l'abitazione del suo creatore. Non conobbe altro che la nostra sola volontà. Non amò altro che i nostri interessi. Non chiese altro che la nostra gloria. Si può dire che formò il sole della sua vita nel sole del suo creatore. Sicché chi la vuole trovare nel celeste soggiorno deve venire nel nostro sole, dove la sovrana regina, avendo formato il suo sole, spande i suoi raggi materni a pro di tutti e sfolgora di tale bellezza che rapisce tutto il cielo, sentendosi tutti doppiamente felici per avere una madre così santa e una regina così gloriosa e potente. La Vergine è la prima figlia ed è l'unica che possiede il suo creatore ed è la sola che abbia fatto vita nel sole dell'Ente Supremo. E avendo attinto la sua vita da questo sole eterno, non è meraviglia che vissuta di luce abbia formato il suo sole fulgidissimo che rallegra tutta la corte celeste. Proprio questo significa vivere nella mia volontà, vivere di luce e formare la sua vita nel nostro stesso sole. Era questo lo scopo della creazione, tenere le creature create da noi, i nostri amati figli, nella nostra stessa abitazione, alimentarli con i nostri cibi, vestirli con abiti regali, fargli godere i nostri stessi beni. Quali padri e madri terrene
Pensano di mettere fuori dalla loro abitazione il parto delle loro viscere, i loro cari figli, non dare loro l'eredità, non darla ai propri figli. Se a ciò aggiungono un padre terreno e una madre, molto più il Padre Celeste voleva e amava che i figli suoi restassero nella sua abitazione, per tenerli intorno a sé, per felicitarsi con essi e tenerli come corona delle sue mani creatrici. Ma l'uomo, ingrato, abbandonò la nostra abitazione, rifiutò i nostri beni e si contentò di andare ramingo, vivendo nelle tenebre della sua volontà umana. Stupendi questi due brani, veramente straordinari, come sempre, ma quelli che hanno soggetto la Madonna sono davvero meravigliosi, strabilianti anche le cose che Gesù dice. Vediamo il prequel del primo, del volume 27. Luisa dice una cosa, dice: mi sono fermata a comprenderla tutta bella maestosa, dice, giunta al punto in cui tra gli atti più belli della Divina Volontà c'è stata la creazione, chiamò dal nulla la Sovrana Regina, anche l'anima di Maria, dobbiamo pensarci, come la nostra, la sua persona è stata chiamata dal nulla. 2500 anni fa non c'era, almeno nel tempo, Maria stava soltanto nella mente di Dio, certo nella mente di Dio era vagheggiata da tutta l'eternità, e ci sono tante sante tradizioni scritte dai padri della Chiesa, insomma, che parlano dei godimenti di Dio nel contemplarla ab eterno, nel rivelarla agli angeli, nel averla come modello e come ispiratrice nell'opera della creazione, sì, ma è stata creata dal nulla, anche lei. E dal nulla è uscito fuori un gigante, un portento, un qualche cosa di insondabile, inesplorabile, no? E quindi la Madonna va innanzitutto conosciuta e, per quanto possibile, compresa, perché dalla conoscenza e dalla comprensione nasce un grande amore, una grande venerazione, che sono ovvi, sono assolutamente conseguenziali alla conoscenza e alla comprensione, sempre molto limitata per quanto riguarda noi di chi ella è. E poi Gesù spara la prima veramente strepitosa, che ci ricordano i passi del Vangelo, i famosi brani antimariologici, quando cosiddetti antimariologici, quando a Gesù dicono: ah, beato il grembo che ti ha allattato, le mammelle da cui hai preso il latte, quindi la maternità biologica di Maria. Gesù dice: no, beati piuttosto coloro che fanno la volontà del Padre, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, o espressioni analoghe. E qui sta dicendo la stessa, sta dicendo in altri termini più forti e anche più espliciti quel grandissimo elogio che in realtà sono questi brani fatti alla Madonna, per quello che Gesù sta dicendo in questi brani, è che solo perché in lei c'era la Divina Volontà, all'ennesimo grado è diventata mia madre, se non se lo poteva pure sognare notte, non sarebbe mai successo. E qui Gesù cosa dice? Fa l'esempio contrario, dice: se non avesse vissuto nella mia volontà, non sarebbe divenuta mia madre, e se non fosse divenuta mia madre sarebbe stata così grande lo stesso, sarebbe stata così gloriosa lo stesso, sarebbe stata così alta in paradiso lo stesso. E la risposta che Gesù dà è sì, 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 il che fa comprendere, lo dobbiamo dire certamente tremando, sottovoce, balbettando, ma insomma questo lo dicevano anche i padri della Chiesa in altro modo, che la grandezza di Maria non è dipendente dai suoi privilegi, ma dalla sua fede. Sant'Agostino, per esempio, scrive in questo modo: è che se fosse vissuta come è vissuta, sempre nella volontà divina, senza diventare madre del Verbo, avrebbe posseduto tutte le prerogative divine, dice Gesù. Sarebbe stata regina lo stesso e la più bella di tutte le creature.
e questo solo perché fece perfettamente la divina volontà e non conobbe altra vita, attenzione ai termini, e visse nella pienezza di essa. Questo trittico, fare perfettamente la divina volontà, e questo è impegnativo. Non dimentichiamo mai che la vita nella divina volontà anzitutto ci impegna a farla. Il fatto che fare la divina volontà è cosa che è stata sempre saputa nella Chiesa, che ha sempre costituito la quinta essenza della santificazione, non vuol dire che è superata o bypassata dalla vita nella divina volontà, è compresa. Poi c'è anche altro, ma questa è sempre la piattaforma di base. La Madonna ha altro che divina volontà a farla, in tutto. Poi non ha conosciuto altra vita. Sappiamo che quando Gesù parla della divina volontà, in quanto comunicante sia a noi poveri mortali, parla di regno e di vita che si instaurano nel nostro cuore e di cui dobbiamo vivere. Che vita faccio io? Vita di volontà umana o vita di volontà divina? Confrontandosi sempre, perché stiamo facendo la meditazione, quindi certamente la meditazione mariana è innanzitutto una contemplazione di lei, ma deve sempre calare nella nostra vita, perché questo è lo scopo della meditazione, no? E visse nella pienezza di essa, volontà di Dio piena, fino a che punto io lascio, mi abbandono completamente a Dio e posso veramente in sincerità di cuore dire al Signore: guarda, con tutte le fatiche che posso provare, con tutte le sofferenze che me ne possano derivare, le croci, tutto quello che ti pare, fammi fare solo quello che tu vuoi in tutto e per tutto e nel massimo grado possibile. Questo è lei. Questo è lei. E la Madonna è diventata madre di Dio, anzi pure prima del tempo, perché quando Dio vede questo, Dio ti dà tutto. Dove regna il mio fiat divino, Gesù vuole dare tutto, non risparmia nulla, poi lo spiega dopo, ancora più bello, no? Dice: ma ti pare che anche tutta quanta la gente sciocca, che bestemmia in continuazione, che se la prende con Dio e non se la prende con se stessa, che l'unica, gli unici contro cui ce la dobbiamo prendere. Dice: ma ti pare, ma quale padre o quale madre, no? Se c'ha un figlio o una figlia, li sbatte fuori di casa a calci e li condanna a vivere una vita da miserabili, da straccioni e da pezzenti. Ma non vorrà piuttosto tenerseli in casa, farli vivere come principi e, se possibile, dargli tutti i beni di questo mondo, preparargli una grande eredità per farli vivere la vita più bella che possano vivere, per quanto possano. Ma ti pare che Dio è diverso da due genitori umani di questo genere? Per cui, se non ci abbiamo nulla, purtroppo, dobbiamo soltanto prendersela con noi stessi. Perché Dio a tutti dà il suo amore provvidente di padre, offre a tutti la sua misericordia e il suo perdono, certamente le grazie necessarie per acquisire la salvezza, per andare in questo, lo offre a tutti, d'accordo? Cioè c'è un livello, come dire, universale dell'amore di Dio che è per tutti. Ma poi c'è un surplus: perché quel santo ci ha avuto di più? Non è soltanto divina elezione, certo che ci sono comunque le cosiddette anime elette, però io potrei dire, cioè, capite, immaginiamo se noi ci troviamo un giorno dinanzi al giudizio universale, diciamo al nostro Signore, dico: ho capito, ma sta tutto bene, dice, però quello t'ha visto in vita, quello ci ha avuto quella grazia, io non ci ho avuto niente. Ma il nostro Signore questo non se lo farà a dire, perché quella grazia è certamente una grazia, ma quella grazia, quella persona, come dire, si è disposta a riceverla in un certo modo, vivendo in un certo modo, amando in un certo modo, e comunque poi l'ha custodita, e comunque poi è stata all'altezza di non perderla, perché uno può avere anche grazie straordinarie, ma se poi le sperpera e le dilapida, poi si perdono, perché Dio non lascia, insomma, che il suo patrimonio sia così dilapidato, sperperato, così, no? Senza che succeda nulla.
Non lo fa. Amando farsi preda, si impicciolisce, amando farsi preda di lei. Questo fa la divinità, vuole diventare preda. D'accordo? Fa uso di stratagemmi amorosi. E ne fece tanto preda la Madonna che giunse a concepirmi e nascondermi nel suo seno. È chiaro però che tutto questo, ecco la bellezza di questa, è frutto di una scelta continua di Maria Santissima. Scelta continua e ratificata in un istante, cioè per lei non c'erano santi, quindi cioè la divina volontà, punto e basta, fine. Ci arrivassimo almeno a camminare nella scia, insomma, di questa barca perfettissima, di questa nave supersonica, insomma, che fu la vita di Maria Santissima. Gesù chiude il primo scritto, dice: se tutti conoscessero che sa fare e che può fare il mio volentino, farebbero tutti i sacrifici per vivere solo di mia volontà. Perché? Perché quello che ti tornerà indietro, certamente insieme, questo lo dice anche San Paolo, anche Gesù nel Vangelo, non avrà il 100 per 1 in case, padre, insieme a persecuzioni, quindi quello che ti tornerà indietro, certamente insieme alla croce in questo mondo, perché insomma se andiamo a chiedere alla Madonna, insomma la Madonna è stata la regina insuperabile, ineguagliabile, ma anche nessuno ha sofferto tanto quanto ha sofferto lei, mai nessuno eguaglierà nelle sofferenze della vita terrena le sofferenze della Madonna, no? Quindi io amo sempre dire che il pacchetto è completo, quello là che offre il nostro Signore, però le gioie, le grazie, le felicità, insomma, sono veramente tante. Ne vale davvero la pena. Ma queste per riceverle bisogna cambiare marcia, bisogna fare opzioni forti, serie, fondamentali, definitive. Ecco. Nel secondo scritto del 28° volume, invito a, ho sottolineato, ma invito adesso a considerare insieme alcune cose che Gesù nota di lei. Numero uno, la sua vita fu insuperabile, la potenza, la gloria, la grandezza sono insuperabili, non ci si arriva a quella. Perché? Perché la sua vita in terra fu fatta nel nostro suolo divino, attenzione, non uscì mai da dentro l'abitazione del suo creatore. La Madonna c'ha questa esclusiva, è l'unica pura creatura che dall'istante del concepimento fino alla sua assunzione non ha, come dire, neanche mezza virgola, non si è mossa dall'abitazione divina. Adamo ed Eva ci sono stati in certo tempo e poi sono caduti. Luisa e si spera qualcuno di noi hanno vissuto da figli di Adamo e poi hanno conosciuto questo mondo, hanno cominciato a viverci. Tra l'altro Luisa sicuramente alla grande, noi sicuramente in maniera un pochino più pressappocata, insomma un po' più grossolana, un po' certamente meno perfetta. Però ci proviamo. Ma chi ci starà dentro fino al collo e fino alla fine, dall'inizio fino alla fine, è stata lei, è l'unica. E non ci sarà mai nessun altro che potrà fare questa cosa. Perché dovrebbe essere ricreata di nuovo un'altra creatura senza peccato originale. Ma non essendoci necessità di questo, il nostro Signore non lo farà. Saremmo stati tutti quanti generati senza peccato originale se le cose fossero andare diversamente. E anche su questo bisogna spesso tornare a pensare, no? Questo gioco che c'è tra le grazie di Dio e le clamorose possibilità di spreco. Per qui Gesù spiega che peccato originale, sì, certo, poi Dio ha scritto dritto sulle righe storte, certo, sì, noi diciamo felice colpa, certamente, lo dice anche Gesù negli scritti, che ha meritato un così grande Redentore, ma certamente Dio non voleva che, cioè non ha creato Adamo perché facesse il peccato originale, perché uscisse da questa cosa. Quella è stata purtroppo la prima grande manifestazione della reale libertà delle creature intelligenti, che Dio rispetta. Allora, tre verbi qui usa Gesù tornando alla Madonna: non uscì mai da dentro l'abitazione del suo creatore, non conobbe altro che la nostra volontà, non conoscere altro.
non amò altro che i nostri interessi e non chiese altro che la nostra gloria. Allora, dove sono polarizzate le nostre conoscenze? Cioè le nostre, a che cosa applichiamo la nostra intelligenza per poter conoscere? Perché la volontà di Dio noi dobbiamo innanzitutto conoscerla, non soltanto in generale, ma anche in particolare, discernerla, comprenderla. È chiaro che dipende da noi, cioè la scelta su cui applichiamo la nostra intelligenza dipende da noi, perché noi tutta la giornata pensiamo, cioè abbiamo una montagna di pensieri nel cuore. A che stiamo a pensare? A come fai soldi, a come divertirci, che ne so, alle preoccupazioni della vita, che farò domani, se perdo il lavoro, queste cose qui, o sto cercando sempre più, per come possiamo certamente, di crescere nella conoscenza della volontà di Dio? Capiamo che cos'è la devozione alla Madonna, che non è fare l'atto di consacrazione, portarsi qualche catenella da qualche parte, così tutti vedono che sono consacrata alla Madonna, e poi, cioè, per carità, sono cose certamente importanti, ne parla anche San Luigi Monforte, ma non è questa la sostanza della vita mariana. La devozione alla Madonna consiste nell'imitazione. Ma tu sei mariano, se tu cerchi con tutte le tue forze di conoscere quanto meglio vuoi la divina volontà, poi chi ami tu? I tuoi interessi o gli interessi di Dio? La tua vita è a disposizione, messa, cioè io faccio quello che interessa a Dio, io faccio quello che, cioè mi metto a sua disposizione, non ho interessi miei personali, non c'è proprio i soldi, i vantaggi, stare bene, stare male, la salute, la malattia, non me ne importa niente, mi interessa quello che interessa a Dio. E poi, qual è la tua preghiera? Stai sempre a chiedere per te, grazie per te o per gli altri, oppure non chiese altro che la nostra gloria? Cioè, una preghiera della Madonna è una sola, adveniat regnum tuum, ecco, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, tutte quante convergono qui dentro. Non conobbe altro, non amò altro, non chiese altro. Conoscere, amare e chiedere. Bellissima questa cosa qui, e tutto questo le conferisce una tale bellezza proprio intrinseca per aver vissuto in questo modo, che ne restano tutti quanti rapiti, felici per vederla così santa e così gloriosa. Dice ancora Gesù: la prima figlia è l'unica che possiede il suo creatore, lo possiede. Ribadisce, la sola che abbia fatto vita nel sole dell'ente supremo, vita ininterrotta, cioè una vita, noi dobbiamo immaginare, secondo dopo secondo, attimo dopo attimo, lei non faceva altro, non viveva di altro, non pensava ad altro. Attenzione, questo non immaginiamo una vita, cioè di una persona che sta persa tra le nuvole, perché la Madonna sappiamo benissimo è stata con San Giuseppe, ha fatto la sposa, ha fatto la mamma, si occupava di cose molto terrene, molto comuni, spazzava per terra, cucinava, faceva il pane, faceva i vestiti, andava a prendere l'acqua alla fonte, curava le piante, curava gli animali. Quindi, ma questo suo fare quello era sempre espressione di divina volontà, perché lei stava nella Sacra Famiglia di Nazareth e ha fatto la madre di Dio perché l'Arcangelo Gabriele gli era andato a dire, si è sposato con San Giuseppe perché il sacerdote nel tempio un bel giorno ha detto: tu devi uscire come tutte le donne ebree, devi andare in sposa. È entrata nel tempio perché ha sentito quell'ispirazione grandissima da parte dell'Altissimo, anche al sacrificio del figlio. Lei non ha fatto altro che quello che Dio voleva, sempre. Quindi è chiaro che stare a Nazareth e spazzare per terra erano atti divini, di volontà divina. Perché? Perché Dio voleva che stesse lì. E lei stava dove Dio, cioè Dio poteva fare qualunque cosa con lei, qualunque cosa, cioè, non fa niente. Io ricordo, c'era un passaggio, non voglio fare le commissioni di mistiche, gli scritti di Maria Valtorta, che a un certo punto Gesù, parlando della madre, dice che lei non sentiva nessuna differenza tra lo stare dentro casa a fare le faccende domestiche umili e le grandi preghiere che viveva da bambina nel tempio. E Gesù nota, e qui senza saperlo si è data la lode più grande. È certo,
Perché non conta quello che fai, conta se quello che fai Dio vuole che tu lo faccia nell'istante presente. Perché pure un'attività ludica, una ricreazione, un'attività ricreativa può essere volontà di Dio. Se Dio in quel momento vuole che tu ti distendi, te lo mette Lui davanti, quella piccola gratificazione umana che sa che tu sai vivere con distacco perché tu la vivi e che te la offre a Lui. Capito? Purtroppo però, chiude così la meditazione, adesso non vogliamo andarcela per storto, però l'uomo ingrato abbandonò la nostra abitazione, qui dopo che Gesù ha spiegato, no? Che, insomma, il nostro Signore non c'ha da invidiare nulla ai buoni padri e madri terrene. Rifiutò i nostri beni, e qui ci sono due termini agghiaccianti, no? Si contentò di andare ramingo. I raminghi sono le persone senza fissa dimora che vagano, non sanno dove andare, stanno proprio persi. C'erano i personaggi dei libri di Tolkien, i raminghi, di cui c'era anche il grande Ramingo che poi sarebbe diventato l'erede al trono, da Ramingo erede al trono che finalmente ha trovato pace, insomma, ha trovato la sua collocazione, no? Ma vivendo nelle tenebre della sua volontà umana, tenebre, tenebre. La volontà umana è produttrice di tenebra. La volontà divina, come Gesù ha spiegato, è luce, è sole. Questo significa vivere nella mia divina volontà, vivere di luce e formare la propria vita nel nostro stesso sole. Qui non si tratta di sciocchezze o di dettagli, di una preghiera in più, di una preghiera in meno, di una devozione in più, di una devozione in meno. Qui c'è una vita. E le anime devote alla Madonna, se vogliono vivere la devozione alla Madonna, quelle che vanno in giro cercando, beh, perché va bene, quindi di ascoltare la Maria nelle apparizioni, va tutto bene. Ma Maria Santissima nelle apparizioni non fa altro che cercare di portare come può i suoi figli nel suo mondo. A partire dalla preghiera, dalla conversione, dal distacco dal mondo, tutte queste cose qui, che cosa sono? Sono nient'altro che modi con cui cerca di avvicinarsi ad una vita di volontà divina, perché è l'unica cosa che le sta realmente a cuore, perché è l'unica vita che lei ha conosciuto, ha vissuto e di cui ha testato, e ne è testimone, quali prodigi inauditi e meraviglie di grazie dà in questo mondo e quali portenti di gloria produce poi in cielo. Fantastico quello che abbiamo anche oggi contemplato di te, o oh Santa Vergine Maria. Ti chiediamo di aiutarci in questa vera devozione, che è la tua imitazione, soprattutto di tenere nel cuore quelle espressioni. Tu non conoscesti altro che la divina volontà e non volesti conoscere altro. Non amasti altro che gli interessi di Dio e non chiedesti altro, sempre e dovunque, che la loro gloria. Spettacolo veramente straordinario e ci rallegriamo immensamente delle lodi che ti ha rivolto Gesù, che saresti stata tutta quella che sei stata anche senza la maternità biologica di Lui. E questo ci fa comprendere, anche perché Gesù ci dice che tutti noi possiamo diventare fratelli, sorelle e madri sue, perché senza questo non saresti diventata madre sua. E anche se non fossi diventata madre sua, questo sarebbe bastato per darti quella vita stupenda e straordinaria che hai avuto e quella gloria immensa che tuttora e per sempre avrà in cielo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, per
Ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.